Nel mondo di My Trader Club la volatilità è un discorso portante e fondamentale per tutte le strategie di trading che andiamo a implementare. Ce ne accorgiamo anche stamattina, dove i principali listini azionari hanno aperto in grande spolvero, trascinati anche comunque dalla buona chiusura americana di ieri e da una seduta, quella di ieri, ancora contraddistinta da bassi volumi, ma comunque in ogni caso contraddistinta da un reflusso, da un deflusso, da un'uscita di denaro dai beni rifugio, quali oro e quali parte materie prime, da un lievissimo recupero del dollaro, dalla sostanziale stabilità dei listini americani e da un'azione di ricoperture sulle principali borse che abbiamo visto abbastanza all'opera sia nella prima parte, ma soprattutto nella seconda parte della seduta. Andiamo quindi un po' a vedere che cosa significa parlare di volatilità alla luce dei segnali che noi diamo sul nostro sito. Come sapete, i segnali che diamo sul nostro sito hanno delle caratteristiche, ci sono dei segnali che vengono presentati all'inizio di ogni settimana e dei segnali che invece vengono presentati dei livelli di prezzo, degli studi su livelli di prezzo, su resistenze, livelli da breakout piuttosto che a rialzo, piuttosto che a ribasso, però tutte cose che partono da un'analisi della volatilità. La volatilità è un discorso complesso che non si esaurisce facilmente tramite l'utilizzo dei anche più sofisticati trading system. In questo schema vedete che la volatilità su 14 future, ma anche sulle principali valute forex, le cosiddette major, è analizzata con una scansione. Questi sono time frame da 1 minuto fino a 20 giorni. Da 1 a 30 minuti, da 1 a 4 ore, da 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15 giorni. Progressivamente vedete che da destra a sinistra la lettura è che più piccolo è il time frame, i più limitati sono gli scarti della volatilità. Questo però è fondamentale per capire, su base per esempio oraria, se ci stiamo muovendo all'interno di un regime di volatilità normale. Questa è una volatilità prevista per la seduta in base all'analisi con degli algoritmi nostri dei vari average true range sommati fra di loro, c'è tutto un discorso dietro, piuttosto che se siamo invece in un regime di volatilità anomala. Prendiamo ad esempio Eurostoxx. Eurostoxx a un'ora avrebbe una volatilità normalmente di circa 10 punti. Andiamo a vedere su base oraria se Eurostoxx oggi si sta muovendo in questo modo. Vedete che la partenza, per esempio, delle 8, 5.15, 5.07 sono 8 punti. Andiamo a vedere la candela che fra 14 minuti, sono 9.46, terminerà 530 di massimo, 515 di minimo. È una volatilità una volta e mezzo superiore al normale. Su indici come Eurostoxx, piuttosto lenti fra di loro, stiamo parlando comunque di uno strumento che si sta muovendo a 37 punti di volatilità media giornaliere. Questo incide relativamente, incide di più, per esempio, su strumenti abbastanza potenti come il DAX, dove la volatilità per oggi è prevista di 40 punti. Andiamo a vedere come abbiamo aperto alle 8, 59, 15. Vedete che sono 44 punti alle 8. Vedete la candela di adesso, 112, 52 sono 60 punti. Vedete la simmetria fra i due strumenti, 15 punti di volatilità. In questo momento per Eurostoxx conto 10, una volta e mezzo, 60 punti di volatilità, 112 meno 13.112 meno 13.052, 60 punti, anche in questo caso una volta e mezzo. Due volte significherebbe una volatilità di 80 punti. 80 punti dal minimo del DAX di 52 significherebbe 132 e allora si può andare a assumere il doppio della volatilità come un livello probabilmente sentito dai principali sistemi, quindi 13.132, andiamo a settarlo con un livello orizzontale e che cosa troviamo? Troviamo un'area estremamente importante, che quest'area dove c'è questo massimo, dove c'è questo massimo, dove c'è la chiusura di questa candela antipatica che ha chiuso in linea, forse qualche punto sotto questa sciacquata e che ha inaugurato la candela ribassista. Qui è ovvio pensare che vi siano degli stop annidati,
Resistenza data quindi da che cosa? Fornita da che cosa? Dalla resistenza a salire, derivante dal fatto che ci sono diversi operatori rialzisti intrappolati che sperano di chiudere a pareggio operazioni che, fra l'altro, sono anche abbastanza datate per essere operazioni intraday, sono operazioni di un paio di settimane fa, e che probabilmente sperano, pregando tutti i santi, di riuscire a chiudere alla meno peggio. E guardate che non sono pochi operatori che tengono posizioni sbagliate per così tanto tempo. Si nota che questo prezzo è importante perché anche la chiusura di questa seduta di metà dicembre, che ha dato luogo il giorno dopo a un forte gap rialzista, chiuso ma poi recuperato. In termini anche di controllo, se questa espansione di volatilità può soddisfare un prezzo importante, giova ricordare che qua siamo su un livello ostico perché qui ci sono le spike, ma qui ci sono le aperture e chiusure delle singole candele che rappresenta anche un 61,8 di Fibonacci. Quindi chi vede Fibonacci, chi vede l'apertura delle candele, chi vede comunque un livello sotto al quale vi sono volumi, quindi qui c'è gente che ha comprato tanto e che giustamente sta chiudendosi, ma c'è anche gente che ha shortato e che non ha chiuso, quindi le ricoperture ci stanno tutte, vedete che la volatilità tende a crescere. La volatilità tende a crescere accompagnata anche dai volumi. Se i massimi di queste candele sono circa 15.000, tra 15.000 e 16.000 contratti, si può assumere che, fatto zero, il punto di partenza, una media possa essere 8.000 contratti circa. Tutte le volte che abbiamo candele con volumi superiori, è di solito abbastanza facile trovare espansioni di volatilità. Questa, per esempio, è una candela del... Il 2 di gennaio, vediamo quanto range ha questa candela, 9,13, 7,79, accidenti ragazzi, 13, 21, 34, 134 punti, questa candela di ieri ha fatto 134 punti. E queste sono candele che la dicono veramente parecchio lunga sull'importanza del range, perché queste sono candele a forte range, a forti volumi. Un loro recupero può dar luogo anche a espansioni. Oggi lo stop di questa salita è sull'espansione di questa candela, 13.048. Questo è già uno studio che possiamo fare sulla volatilità e avere ogni giorno sui nostri schermi, tramite l'iscrizione al nostro sito, la possibilità di avere questi pannelli di volatilità è molto importante. Ma la volatilità va analizzata anche nei vari rapporti che la stessa ha a seconda delle durate. Qui abbiamo messo per i soliti strumenti, e c'è anche per il Forex, andiamo a vederlo, stesso, la volatilità a 5 giorni, a 10 giorni, a 20, a 65, quindi questi 5, una settimana, 2 settimane, un mese, 3 mesi, 6 mesi, un anno, qui c'è un errore, dobbiamo poi correggerlo. Ecco, il rapporto fra le volatilità sono decisamente importanti. Vedete che la volatilità di breve è sotto e vedete che il DAX di tutti questi strumenti a 2 settimane è lo strumento che ha più volatilità. Io sono riuscito a rifare questo tipo di analisi, ecco l'errore, infatti, lo metto di qua, su questa tabellina in Excel che uso a titolo personale per sapere strumenti di Forex, strumenti vari di Future. Il contratto più grosso, il contratto più piccolo. Il più grosso è il DAX, il più piccolo è l'Eurostoxx. Di conseguenza, volatilità moltiplicata per valore appunto, questo è il contratto che può generare la massima perdita, volatilità moltiplicata per valore punto, questo è il contratto che può generare la perdita più piccola. Un'altra cosa, qui c'è l'ATR giornaliero, qui c'è l'ATR in rapporto al prezzo, quindi quanto la volatilità incide in percentuale rispetto al prezzo, quindi al valore di chiusura, valori appunto. Questo è uno spread applicato, prendo le tabelle di Active Trades e vado a vedere i vari spread, perché questo mi interessa per chi fa il lavoro intraday, lo spread è chiaramente calcolato sui CFD, bisognerebbe poi che ognuno di noi se lo calcolasse se fai future, in base alle tabelle commissionali che è la sua sì, ma anche il suo broker li presenta, e allora se ne potrebbero avere anche delle ulteriori delucidazioni.
Questo è il rapporto fra spread e volatilità. Questo è molto importante. Cioè, se voglio andare a fare scalping, devo cercare, paradossalmente, vedete che l'euro-dollaro ha un rapporto fra spread e volatilità ancora più basso che il DAX. E ci sono anche altre valute interessanti come rapporto. Metto in ordine. Ecco, ciò. Euro-dollaro, poi ho DAX, poi ho sterlina-dollaro, poi ho Nasdaq, poi ho dollaro-yen, poi ho USD-CAD, euro-yen. Chiaramente fare scalping sul T-bond piuttosto che sull'Eurostoxx e in parte anche sul petrolio, molto robusto nelle sue oscillazioni di prezzo, ma anche poco volatile perché è molto direzionale. Il petrolio ha proprio un andamento estremamente direzionale, intanto interrotto da sciacquatine come quella che stiamo vedendo adesso. Ecco, vedete, questi sono gli spread messi per ordine. Con le varie volatilità, 5 minuti a 10 minuti a 15 minuti a 30 minuti, che possono aiutarmi per l'intraday. Questi sono invece i rapporti delle volatilità che abbiamo visto prima, la 5 giorni, la 10, la 20, la 65, la 120, in quel file PDF c'è un errore, probabilmente mi è saltato un collegamento, e qui c'è un'analisi fra dei rapporti fra la volatilità di breve, quella di medio termine e quella di lungo termine. Delta significa quando la volatilità di breve è inferiore alla volatilità di lungo termine. Vedete che per esempio sul Nasdaq la volatilità di breve è ben superiore alla volatilità di lungo termine. Andiamo a vedere cosa sta facendo il Nasdaq. Questa è volatilità a rialzo molto forte, perché vedete che il Nasdaq, che di norma dovrebbe avere una volatilità di circa 15 punti a 60 minuti, andiamo a vedere il Nasdaq che in realtà come invece si pone. Perché se vado a vedere a 60 minuti questa candela, questa è dell'altro ieri, quindi di martedì, 4,82, 4,26, e beh, questi non sono certo 15 punti, sono la bellezza di 32 e qua 36 punti, cioè il doppio e qualche cosa. Anche ieri questa candela, vedete, 5,61, 5,21, 40 punti, quindi la volatilità media non è spesso in linea con quella che poi il mercato va a verificare, perché su questi strappi ci sono delle forti volatilità. Quindi il Nasdaq ha una volatilità media, ma dalla volatilità media si discosta molto, specialmente in queste ultime sedute dove la volatilità di breve, vedete, è superiore. Questo fa capire, ipotizzando appunto che possiamo calcolare la differenza tra volatilità di breve e di lungo, questo fa capire gli strumenti che hanno più compressione di volatilità e quelli che ne hanno meno. Il Nasdaq è quello che ha in questo momento il delta maggiore. Anche il DAX sta cominciando sulla volatilità di breve a scaldarsi e allora infatti vedete che il DAX in maniera più continua sta però cominciando a strappare, sta incrementando la volatilità e questi incrementi di volatilità bimbi miei la dicono abbastanza lunga e questa volatilità significa che il mercato sale ma il mercato scende perché se poi vai a vedere su un time frame più corto è volatilità anche questa. Questo è un 3 minuti, ore 9:45, sono 9:57, sono passati 12 minuti, in 12 minuti là il DAX si è fatto da 110 a 80, 30 punti in 12 minuti. Li può fare il DAX 30 punti in 12 minuti? No, vedete perché in 10 minuti ne fa 16. In 15 minuti ne fa 20, quindi il DAX in questo momento anche sui ritracciamenti, questa è la volatilità, sta frizzando parecchio. E anche questo lo possiamo agevolmente prevedere o attendercelo proprio perché, guardiamo anche il coso, proprio perché vedete che c'è un riscaldamento sulla volatilità. Anche il T-bond si sta riscaldando. Faccio vedere il T-bond. No, sembra che questo è il T-bond, vediamo se ce l'ho su in tempo reale, ecco. Vedete che il T-bond ha una volatilità. Anche stamattina 152 e 125, 151 e 65, sono 37 e 35 più 12, 47 punti. Ma il T-bond, questa volatilità, in quanto tempo me la sta sviluppando? Ore 8. Ore 10.
In 2 ore sono 47 punti. Mi può fare il T-bond 47 punti in 2 ore? No, figlioli, non me le può fare. Perché me ne può fare 23 in 60 minuti. Vado a vedere il vecchio file che avevo del T-bond, 2 ore del T-bond, 32 punti, non 47. Quindi anche sul T-bond abbiamo una recrudescenza della volatilità. E questi delta servono proprio ogni giorno a calcolare gli strumenti su cui mi posso attendere un incremento di volatilità rispetto agli strumenti su quali mi posso attendere un decremento di volatilità. Il petrolio, per esempio, sta calando la volatilità. Ciò non significa che allora stiamo tranquilli perché il petrolio va piano, sano, lento e va lontano, perché proprio un calo di volatilità così forte può dare luogo a delle espansioni magari momentanee, come quelle che stiamo vedendo adesso. Andiamo a cercarci il T-crude, il crude, materie prime, dovrei averlo. Un secondo. Eccolo. E vedete che poi si sale lenti, 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 lenti. Attenzione, guardate la divergenza ribassista MACD con regressione lineare, primo taglio no, recupero sul secondo taglio rialzista, quindi qui taglio ribassista, taglio rialzista, si attende il secondo taglio, facciamo un po' di analisi grafica con questa bella piattaformina. Eccola, massimo, 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 minimo, minimo, espansione. Vedete che sul petrolio c'è una divergenza ribassista, incrocio, 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 sempre attendere. Minimi, minimi, decrescenti. Ecco l'indicatore di sentiment, vedete che vi fa proprio capire. Andiamo a vedere il top, ore 22 di ieri, il prezzo. E questo è il top. Top 61,97, massimo 62,21, sono 24 punti. Alla rottura di 61,97, meno 24, 61,93, 61,73. Questo è sostanzialmente di nuovo il livello topico del mercato. Ciò non significa che questo va assolutamente raggiunto. È un calcolo che parte dalla base e poi dal massimo. Queste sono le zone. Con gli indicatori si riesce a capire da quando c'è stato il top, da quando poi c'è la rottura. Vedete, però siamo sulla linea dello zero. Questo al momento, come linea dello zero, serve proprio come separatore. Infatti, lì per lì tiene a fondo. Raggiunto il target di proiezione del triangolo, rimbalzo. Se si rompe il triangolo, il target successivo, calcolato sull'espansione della volatilità della divergenza. La volatilità si può anche calcolare proprio con gli indicatori, lavorando e capendo dove ci sono i massimi, dove ci sono i minimi decrescenti, si calcola l'altezza delle figure e poi si ritorna. Insomma, schemi comunque utilissimi proprio per capire ogni giorno su che cosa andarsi a posizionare. E questo serve ovviamente sia per gli strumenti delle valute, sia sugli strumenti anche non delle valute, quali per esempio i DAX, il T-bond, il petrolio, il rame, l'oro stesso, eccetera, eccetera. Mi auguro di avervi dato qualche spunto di attenzione, auguro a tutti buona giornata.